Industry 4.0 è un argomento assolutamente di attualità. La Unibede Power in questo caso si colloca sul mercato perché fornisce prodotti relativi al sistema di guida di veicoli off-highway. Oggi queste categorie merceologiche vengono sempre più paragonate a prodotti automotive. Di conseguenza quello che il mercato ci chiede è proprio un approccio automotive anche ai prodotti stessi. Ma non solo, perché per fornire un prodotto automotive bisogna avere anche un processo di tipo automotive. Le predisposizioni che i ragazzi devono avere sono sempre quelle relative alla conduzione di questi impianti, che richiedono una ottima manualità, un'ottima conoscenza sia di sistemi software, sia di sistemi integrati di fabbrica, sia di sistemi anche meccanici, perché comunque la meccanica è la base del nostro prodotto. I ragazzi di ITS, grazie al fatto che li ospitiamo per due volte durante due stage scolastici da 300 e 400 ore, hanno tutta la possibilità di imparare le dinamiche organizzative dell'azienda, di cimentarsi nelle logiche aziendali e di relazionarsi anche con i propri superiori, i propri colleghi, coloro che poi li affiancheranno durante il lavoro. E di conseguenza questo bagaglio tecnico si riscontra, perché c'è un'enorme differenza fra un corso come l'ITS e un semplice corso di diploma, anche se tecnico. I ragazzi vengono messi nelle condizioni di poter veramente apprendere le logiche organizzative e di cimentarsi nel mondo del lavoro ancora prima di poterci arrivare. Il mio ruolo nell'Ognibene è un ruolo di organizzazione e gestione della manutenzione. Mi occupo quindi di coordinare un team manutentivo nello svolgimento delle manutenzioni delle macchine. Dal percorso che ho affrontato in ITS ho ritrovato una buona fonte di conoscenze sia applicata alla materia tecnica, e ho riscontrato un buon vantaggio soprattutto dal punto di vista delle materie gestionali e organizzative che abbiamo affrontato nel percorso di studio e che sono riuscito a riportare all'interno di questa organizzazione lavorativa. Quindi questo mix, questa combinazione di parte teorica in aula e parte pratica direttamente sul campo lavorativo ti dà una marcia in più una volta terminato il corso e approdando poi in una realtà aziendale. Il consiglio che mi sento di dare è quello di inseguire un percorso nell'ambito che ti piace, nell'ambito della tua passione. Bene, sono nel reparto testing e le mie mansioni sono quelle di piazzaggio e spiazzaggio dei banchi prova automatici e semiautomatici e di condurre tutte le prove necessarie al fine dell'omologa del prodotto che l'azienda poi fornisce ai suoi clienti. Essendo il nostro prodotto principale il sistema di servosterzo idraulico per le macchine agricole, essendo macchinari che viaggiano sia su strada che in campo o ad esempio anche macchinari industriali, il sistema di guida, essendo un componente di estrema sicurezza, deve ricevere l'omologa, ad esempio come coi caschi omologati per guidare la moto, e anche il nostro prodotto per essere venduto ai clienti e utilizzato deve ricevere un'omologa, che è una procedura ufficiale riconosciuta dal fornitore che siamo noi, per poi essere equipaggiato sul veicolo. I contenuti e gli aspetti più importanti del corso ITS, che poi mi sono serviti e mi servono tuttora nel mondo del lavoro, sono innanzitutto l'approccio pratico che ha questo tipo di corso e come farsi aprire un po' una porta più facilmente, per poter entrare più facilmente in aziende molto quotate, a un buon livello tecnologico, a un buon livello di mercato, che probabilmente con un solo diploma è molto più difficile riuscire ad essere soprattutto appetibili per queste aziende, essere interessanti.